Sindaco De Magistris, bentornato all'Aria che tira. Non mi Grazie. risulta che a Napoli ci siano statue di Indro Montanelli, ma ha sentito dalla nostra clip le parole del sindaco Giuseppe Sala, che dice che quella statua deve rimanere lì. Lei la condivide da sindaco e da uomo politico? Io innanzitutto credo sia giusto affidarsi al sindaco che rappresenta Milano. Noi siamo molto attenti sulla toponomastica, l'intestazione delle strade, i monumenti, e in questi anni abbiamo fatto anche molti cambiamenti. Quindi io credo che sia giusto che le persone a cui si intestano dei luoghi abbiano una storia cristallina. Detto questo, ritengo che Indro Montanelli, a torto a ragione, stato un punto di riferimento del giornalismo italiano, e a me non appartiene comunque l'idea che si possano colpire delle persone che rappresentano evidentemente per la città di Milano un simbolo. Detto questo, bisogna prestare molta attenzione quando però si intestino luoghi, strade a delle persone, perché poi si scopre, se posso fargli un esempio, noi qualche tempo fa abbiamo cambiato una strada che era intestata a un magistrato, un alto magistrato della Repubblica, però tutti si erano dimenticati che era stato il presidente del Tribunale della Razza. Abbiamo tolto questa targa che nessuno aveva il coraggio di togliere perché era un magistrato, quindi simbolo della legalità formale, e ci abbiamo messo Luciana Pacifici, una bambina di pochi mesi che fu deportata nel campo di concentramento.